Degnamente adibito a mostra d'arte, Palazzo Venezia ospita per un mese disegni e incisioni di Rembrandt. Con l'ambasciatore britannico, col sottosegretario Vischia, con Agostino Sant'Angelo, guardiamo questi capolavori. L'autoritratto del 1639. Il cavaliere che suona la tromba, opera giovanile, ricerca tecnica. I tre alberi, ricordo di evasioni tra i campi. Il porco, documento del Rembrandt animalista. Efraim Bonus, medico e scrittore. Giove Antiope, derivato da pitture italiane. La grande sposa ebrea. L'esatore degli stati d'Olanda. Le tragiche scene religiose come Lecce Homo sono degli anni dopo il 1653, quando Rembrandt perse la famiglia e cadde in miseria. La morte di Maria, del periodo ancora trionfale, pare sia stata suggerita da qualche infermità della moglie. Opera monumentale, accentuata dall'uso della punta secca. Tre croci, anche Rembrandt conobbe il suo calvario.